L'Aquila e Tivoli si incrociano nella quinta di ritorno nel girone F di Serie D. Umori diametralmente opposti per le due compagini, con gli aquilani ancora storditi dopo il capitombolo ascolano e le aziali su di giri dopo la vittoria convincente con il Chieti. Cappellacci cambia qualcosina, con Del Pinto che torna titolare, mentre Di Santo si guadagna una maglia a scapito di un Mengani non del tutto sufficiente nelle ultime apparizioni. Il tutto per un 3-4-3 davvero inedito. Dall'altra parte, Granieri mette in zona offensiva Vestenicic e Camilli, con Ricchiuti a supporto dei due attaccanti. L'Aquila parte bene e con Banegas si guadagna un piazzato dai 25 metri. Il mancino di Angiulli obbliga Zappalà alla deviazione in angolo, col pallone che schizza pericolosamente sul sintetico. La Tivoli prova a rispondere attorno al settimo, quando da sinistra il pallone attraversa tutto lo specchio della porta di Michelin, ma nessuno è pronto per intervenire. Al 14esimo la manovra avvolgente dell'Aquila è perfetta, con Giulio Dori che senza pensarci mette al centro per Marcheggiani. Il piattone viene deviato in angolo all'ultimo istante. L'Aquila insiste, preme e dalla tre quarti Banegas prova la rasoiata decisiva, ma il suo mancino non inquadra lo specchio con Zappalà proteso in tuffo. Passa un minuto e Vestenicic è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare. Allora Granieri mette dentro Maurizi. I rossoblu aquilani hanno il dominio del campo e poco prima della mezz'ora, accompagnato dalle grida di giubilo del Gran Sasso d'Italia, arriva il primo gol ufficiale di Marcheggiani. La pennellata di Origlio è perfetta, come è perfetto il tocco con la testa del nuovo rossoblu, che sprigiona la sua felicità andandosi a prendere l'abbraccio a distanza dei suoi tifosi. L'Aquila 1, Tivoli 0. L'Aquila addolcisce la pressione, cercando di rifiatare dopo lo sforzo iniziale, ma la Tivoli non riesce mai ad impensierire Michelin. I rossoblu sornioni allora ne approfittano due minuti prima del duplice fischio. Al limite dell'area Banegas vede l'incursione di Del Pinto, che dopo il controllo batte Zappalà per il 2-0. Doppio vantaggio meritato per l'Aquila, che va a riposo con un credito davvero importante, frutto di un primo tempo forse mai visto per tecnica e tattica mostrata. A inizio ripresa Granieri cambia DM per Grossi, mentre l'Aquila rimane con gli 11 di partenza. Il Tivoli entra con un piglio diverso, alzando di molto il baricentro, e dopo la conclusione pericolosa di Panaioli arriva il gol che dimezza lo svantaggio. L'Aquila gestisce male le scelte lì davanti e il contropiede dei laziali diventa letale con Camilli, che infila dapprima Alessandretti e poi Michelin. Tutto riaperto al Gran Sasso d'Italia, con il rossoblu evidentemente meno concentrati rispetto ai primi minuti della prima frazione. L'Aquila non riesce nell'immediato a reagire e Tivoli che conquista una serie di angoli consecutivi. In uno di questi ci prova Ruiz sul secondo palo, ma il colpo di testa del numero 3 trova il plastico di Michelin, che la spinge in corner. Cappellacci decide di cambiare e sceglie di mettere fuori Banegas. Il 10 non accetta la decisione e appena in panca si strattona col proprio mister. Alessandro prende il suo posto tra i mugugni della tribuna rossoblù. Al 18esimo Del Pinto abbraccia un avversario per impedire la sua ripartenza e si becca il giallo che costerà la squalifica essendo diffidato. Ora l'aspetto mentale potrebbe fare la differenza. Mantini e Mandrelli prendono il posto di Angiulli e Giulio Dori per un 3-5-2 al cospetto di una Tivoli che ora crede nella rimonta, soprattutto guardando alle polemiche della panchina avversaria. La partita regala poche emozioni, con i rossoblù costretti a fronteggiare una Tivoli più pimpante e con una pressione psicologica diversa. La cerniera di centrocampo aquilana è utile per tarpare le ali alle ambizioni laziali, ma lì davanti succede quasi nulla, anche per una condizione che probabilmente tende a scemare col passare dei minuti. Allora si prova da piazzato, ma la testa di Del Pinto trova solo un corner attorno al minuto 85. Quattro minuti più tardi, una mischia in area aquilana mette in crisi le coronarie dei tifosi rossoblù, ma per loro fortuna la palla viene mandata via dalla zona calda. Tagliente di Brindisi segnala 5 minuti di extra time, con lo stadio che sperava ovviamente in un recupero meno corposo. Alessandro a un minuto dal termine può chiudere la gara, ma tu per tu con Zappalà si divora un'occasione clamorosa. Tivoli che allora le prova tutte, con una sorta di assalto all'arma bianca. L'Aquila si difende bene, ricordandosi della sbandata avuta negli ultimi minuti giocati a Ascoli, e così porta a casa 3 punti fondamentali per la rincorsa all'alta classifica. Ora bisognerà sedersi attorno a un tavolo e cercare la giusta mediazione dopo varie incomprensioni viste durante il match. Uno spogliatoio sano potrebbe fare la differenza e l'Aquila ora dovrà ricucire qualsiasi tipo di strappo.